diciamo, destinata ad avere, diciamo, un buon futuro. Oggi siamo stati un po' aiutati da loro, perché dobbiamo dire che Macerata, di Verona, non era granché in forma, aveva qualche giocatore che non era, diciamo, al massimo, però un Leon così, una Transievici così, un De Cecco così illuminato, un Piccinelli e un Lanza, i due centrali, quanti muri gli abbiamo fatto, a grandi campioni, abbiamo giocato bene, siamo stati un po' aiutati da loro, ma il 3-0 ci sta tutto e devo dire che ce lo siamo davvero meritato. Lei doveva essere, dopo la sconfitta finale di terzo posto contro la Lube, era a dir poco arrabbiato. Adesso, solo mese, è cambiato tutto. Ero un po' arrabbiato, perché, ma non ero arrabbiato, diciamo, ero un po' arrabbiato quando abbiamo fatto l'amichevole a Siena, che abbiamo perso, però, diciamo, c'è questo tipo di situazione, no? Il mondo, al mondo ci sono anche gli altri, quindi è, però se la nostra squadra gioca, si impegna, ecco, questo è il risultato. Un 3-0 perentorio, dove ci sono, vedi, 22, 16, 18. I numeri parlano prima di tutti noi. Al netto delle vittorie, cioè quindi dei trofei alzati, può essere questa una delle più belle vittorie? Ma questa è solo l'ultima. Diciamo che questo tipo, diciamo, di vittorie così, con magari una squadra rimaneggiata, con il libero di riserva che non è mai stato un ragazzetto di 20 anni, 19, quando si va, che si difende così, dobbiamo dire che ci fa molto bene. Questa partita ci ha fatto molto bene, ha fatto molto bene a Perugia e all'Italia, perché ha visto una grande pallavolo. Le condizioni di Colacci? Eh? Le condizioni di Colacci? Ma adesso vediamo, ma oggi non ci preoccupiamoci, Colacci, oggi abbiamo visto un grande Piccinelli. Grazie.